Secondo tre anni fa che gela ha trovato a distanza di tre anni che gela lascia? Beh, Una gela profondamente cambiata, sono cambiate veramente tante cose. Sicuramente un calo del numero dei reati in questa città, non siamo riusciti totalmente ad abbattere il numero degli incendi e a ridurli allo zero. Ma gli incendi e i danneggiamenti seguiti di incendi sono ridotti notevolmente in questa città, così come anche il numero delle rapine ai supermercati, ai tabaccai e alle farmacie che prima costituivano una piaga, anche in abitazione. E questo grazie al lavoro investigativo dei miei carabinieri e delle altre forze dell'ordine coordinate alla Procura Repubblica di Gela siamo riusciti a farlo in tempi rapidi ed assicurare tantissimi criminali alla giustizia. Ma il lavoro da Gela è facile, è semplice? Non è semplice. Io qui a Gelo ho trovato tantissima difficoltà all'inizio nell'ambientarmi, anche se venivo da un'esperienza pregressa in Sicilia, a Mazzara del Vallo e a Catania. Però poi dopo ho capito tante dinamiche, sono riuscito anche grazie ai miei collaboratori a comprenderle e soprattutto grazie all'ambiente favorevole che si era creato intorno a noi. Parlo soprattutto dei giovani che ci hanno aiutato tantissimo, e parlo anche di quelle famiglie buone, sane, che vogliono il bene dei loro figli e che sono riusciti anche con noi a collaborare e a raccontarci tante cose. E quello parlava di giovani, numerose le visite. Proprio a scuola dai carabinieri, cosa vi hanno chiesto in quelle occasioni proprio i giovani? I giovani, intanto, erano animati da un grande senso di fiducia e di emergere nella società. Qui ho trovato tantissima perspicacia, tantissima volontà proprio di esprimersi e di far valere le loro potenzialità. Loro ci chiedono sempre un ulteriore e maggiore controllo del territorio. Ricordiamo però che, per esempio, la droga, l'uso di sostanze stupefacenti e le droghe leggere rappresentano ancora una piaga per questa città. E non a caso, le ultime operazioni che ci hanno portato a sequestrare. Mostrare considerevoli quantità di sostanze stupefacenti, penso alle coltivazioni di piantagioni nel territorio qui limitrofo, ci dimostrano come effettivamente la domanda di stupefacenti sia tuttora elevata e soprattutto anche le numerose segnalazioni e i sequestri che abbiamo fatto a carico degli stessi. In questi tre anni è riuscito a fare tutto o lascia qualcosa? No, non si può mai riuscire a fare tutto io sono salito su un treno in corsa e adesso scendo alla prossima stazione poi lascerò questo treno al mio collega che mi subentrerà la prossima settimana e che è un validissimo collega e amico peraltro mio compagno di corso e che proseguirà verso una meta noi in questi tre anni abbiamo cercato di darci degli obiettivi nel breve e medio termine soprattutto di colpirli e di raggiungere e di portare avanti dei risultati, coordinati dalla procura di Gela ripeto anche dalla procura repubblica presso il tribunale di Caltanissetta e soprattutto di dare delle risposte concrete alla popolazione e al cittadino che ce le chiedeva e cosa porta di Gela? Nella nuova destinazione la, la volontà, la capacità di emergere la, la fiducia da parte delle nuove generazioni E soprattutto il loro intuito La loro capacità e voglia di raccontarti anche le cose Perché poi alla fine il gelese si trova fiducia in te In modo particolare le cose te le racconta Te le racconta anche in maniera Anche forse irruenta dal punto di vista verbale Solo quello Però soprattutto vera Un oggettivo per Gela? Una città che cambierà, ma una città in continua evoluzione, quindi fortemente dinamica.